Ciao a tutti, benvenuti. Una settimana fa, come alcuni ricorderanno, ho scaricato sul mio telefono l'applicazione Immuni, applicazione pensata per contenere il virus. Solo dopo averla testata posso raccontare la mia esperienza. Cosa dobbiamo aspettarci da questo strumento? Sono tante le polemiche sulla privacy. La tecnologia di tracciamento dei contagi da coronavirus è attiva, funzionale, lo vedremo, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, preciso che è funzionale dal mese scorso circa. Alla curiosità iniziale in cui si è avuto il boom dei download è seguito un rallentamento non indifferente. Ma davvero c'è da chiedersi, ma davvero la privacy non è a rischio? Adesso vi racconto la mia esperienza. Facile da attivare, Immuni non chiede informazioni personali, ma solo regione e provincia di residenza. L'applicazione spiega che i dati sono stati controllati dal Ministero della Salute, si vede, e in nessun caso saranno usati per fini commerciali o pubblicitari. L'applicazione cosa fa? Inoltre precisa che funziona senza conoscere la nostra identità o quella delle persone con cui entriamo in contatto e senza seguire i nostri spostamenti. Solo che nel mio caso, sul mio cellulare, funziona l'applicazione solo se io attivo il geolocalizzatore. E questo fa un po' pensare. Strullina, tu che cosa ne pensi? Che devi buttare il telefono? No, sei sempre la solita esagerata. Quando si avvia l'attività di tracciamento, i telefoni che entrano in contatto si scambiano i rispettivi codici alfanumerici generati dallo smartphone stesso. E se un utente risulta positivo, in questo caso, quelli generati dal suo telefono vengono comunicati non da Immuni, ma da una società governativa che li cancellerà quando alla fine dell'anno. E se il mio telefono segnala un contagio? Sì, un po' invadente. Se il tuo telefono segnala un contagio, l'applicazione invia una notifica che suggerisce di rimanere a casa per 14 giorni dalla data del contatto con un positivo. Precisiamo una cosa, il Premier Giuseppe Conte ha ribadito che Immuni è sicura, non invade gli spazi privati e ha superato il vaglio degli istituti internazionali più severi. Per riuscirci, gli sviluppatori hanno utilizzato il Bluetooth senza geolocalizzatore, escluso per il mio telefono e per chissà quanti altri telefoni perché a me non funziona. Sì, vabbè, l'avevamo capito. Preciso una cosa, non si può obbligare la gente a installarla, ovviamente, l'applicazione, perché non è prevista dalla legge, non è prevista una legge. Al momento 3 italiani su 10 non sono convinti dell'utilità di Immuni. Perché? Delle domande me le sono poste anch'io. Perché funziona se rispetto il distanziamento sociale? Funziona anche quando chiacchiero per pochi minuti con un'altra persona, se si chiacchiera per pochi minuti, meno di 15 minuti, diciamo, anche se indosso la mascherina, anche se con l'altra persona ci sono delle barriere in plexiglass. Questi sono i miei dubbi. Stai buona. Infine, bisogna precisare cosa? Bisogna precisare che bisogna, che si, che andrebbe, che si, avrebbe, mi stai facendo confondere. Sto ferma! Infine, bisogna precisare che si avrebbero risultati attendibili, sì, ok, solo se scaricata almeno dal 60% della popolazione. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta! Ciao a tutti da Caterina e da Stefano!